Abbiamo qui ospite con noi il signor Marco Petrini, responsabile del settore giovanile maschile della FIB. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. Una settimana come al solito intensissima, quando ci sono manifestazioni di questo tipo non ci siamo veramente fatti mancare nulla. Possiamo essere soddisfatti di questa settimana, dell'evoluzione di questa manifestazione? Assolutamente, è stata una settimana molto intensa, anche con qualche problema che ogni tanto capita, ma che è stato brillantemente risolto con la collaborazione di tutti, come si deve in queste occasioni. Direi un bel successo, una manifestazione importante che conferma l'interesse del basket in una realtà come Bassano, con una società molto molto attiva nel territorio. Le finali nazionali non finiscono qui, Marco, da oggi fino al 1° luglio ci sono le finali Under 14 maschili e femminili a Cagliari, un'altra manifestazione particolarmente importante. Sì, un'altra manifestazione che vede ben 36 squadre tra maschi e femmine che si disputano il titolo dell'Under 14. Andiamo in Sardegna, è un'esperienza importante anche in una terra dove il basket ha un radicamento particolare. Speriamo di avere il gran successo che abbiamo avuto in tutte le altre finali nazionali e che ci hanno dimostrato come ancora sul nostro basket giovanile possiamo contare, perché ci sono veramente tanti ragazzi interessanti. Noi stiamo in ordine di tempo, siamo l'ultima che è in atto in questo momento, quindi tra Torino dove è stata l'Under 20, poi Roseto degli Abruzzi, poi Montecatini e oggi Bassano. Volevo chiederle un episodio che le è particolarmente rimasto impresso in maniera positiva di queste settimane di competizione. Ma io direi che l'episodio, o meglio il carattere distintivo di queste finali, è il ritorno di una grande del passato, non solo giovanile ma anche della Serie A, Treviso, che ha vinto lo scudetto Under 20. Brescia, che è andato alle prime quattro nell'Under 15. E la grande quantità di giocatori italiani interessanti, sia tecnicamente che fisicamente, che abbiamo. Come ho detto a Montecatini e lo ripeto qui, troviamo il modo di farli giocare, di non abbandonarli, perché abbiamo tanti ragazzi di talento, tanti ragazzi che un domani ci potranno dare soddisfazione. Un altro punto interessante di queste finali è che sono state tutte trasmesse in diretta live streaming tramite la partnership con gli amici di Basket Like. Abbiamo avuto più di 200.000 visualizzazioni uniche delle partite. Questo è un dato che secondo me è importante sottolineare. Guarda, io sento il numero adesso per la prima volta e veramente è di grande soddisfazione. Io credo che ormai la partnership sia collaudata. Qualche volta abbiamo difficoltà di trasmissione, ma non legata al service, ma legata qualche volta proprio ai collegamenti online. Però io credo che questo dimostra il grande interesse per la pallacanestro giovanile, il grande affezionamento che c'è su questo tipo di attività, e credo che questo lavoro possa continuare in futuro con grande soddisfazione per tutti. Ringraziamo Marco Petrini, mancano 11 minuti e 26 secondi a questa finale Cantù contro HSC Roma. Ringraziamo tutti gli amici da casa, un saluto a tutti. Anche un saluto a tutti, e anche, se non me lo dimentichiamo, anche Cantù, che torna alla finale giovanile dopo la splendida finale vittoria Under 20 due anni fa, se non mi ricordo male, con il palazzetto strapieno. Quindi mi auguro che questo sia anche per Cantù un segnale importante di dare continuità al settore giovanile, che è una realtà che ci manca tanto. Grazie mille Marco. Grazie a voi, buona finale a tutti. Grazie.